Ciao raga, bentornati in questo nuovo video. Io sono Adrix, come sempre. Come potete vedere, siamo andati in un altro posticino molto bello. Ci troviamo di nuovo in mezzo alle montagne. Come potete vedere, ci troviamo al lago di L. Poi, tanto in descrizione, vedete anche come si scrive. Quindi poi lo potete trovare anche su Google Maps. È un bellissimo posto. C'è il lago un po' più avanti che adesso andiamo a vedere. Questo è il campeggio. Cioè, arrivi qua, parcheggi il coso lì. Madonna, ma io ci abiterei qua, Walter. Ma quando si deve raggiungere il periodo di pubertà? La pubertà è praticamente un periodo in cui tutte le forme del nostro corpo... Ho visto che hanno fatto... Fatto proprio l'affare al coperto, perco. Ecco ragazzi, siamo arrivati al lago, come potete vedere. C'è la stradina che praticamente ti fa fare tutto il giro. Qui abbiamo il ristorante che fa anche d'albergo. Adesso andremo lì a prenderci qualcosa da bere. Allora ragazzi, che ne dite di questo posto? Vi piace? A fianco a me c'è il lago, come potete vedere c'è un po' di gente. Stiamo percorrendo il sentiero tutto intorno al... qua c'è il bosco. Aspetta che non lo vedete, un attimo. Ecco, qua c'è il bosco. E dall'altra parte c'è tutta l'area per starsi un pochettino tranquilli, sdraiati. Qua devo fare attenzione a non cadere. Guardate che figata. E siamo dalle parti di Fenestrelle, da quelle parti lì, eh. Si sta da Dio, abbiamo 23 gradi, se non addirittura 20. Quindi è la mia temperatura ideale, perché io odio il caldo. Bellissimo. Mica che sassi. Oh, qua devi fare attenzione, eh? Attenzione perché... qua si scivola, Dio. Vorrei andare a finire. Infatti. Questo sarà il menù di oggi. Bene raga, sono tornato a casa e il video non è durato moltissimo, perché comunque, come avete potuto vedere, anche lì il paese era veramente molto piccolo. C'era questo, come avete visto, il laghetto. Si poteva fare il giro intorno al lago, c'era gente che prendeva il sole nei prati, tutto quanto. C'è un ristorante che fa del cibo del particolare del posto, molto buono, e non è detto che ci andrò anche a mangiare con il mio amico, perché si mangerà di sicuro benissimo. I costi sono abbastanza contenuti, si può scegliere vari menù. C'è anche chi arriva col camper, ha pure la possibilità di parcheggiare il camper in una sosta apposta. È un prato gigantesco dove tutti i camperisti mettono il loro camper lì. Hanno anche il barbecue, quello lasciato proprio chi ha organizzato il luogo, diciamo, con una tettoia, quindi non si prende neanche la pioggia, perché è coperto questo barbecue. È veramente molto bello. E comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi piace questo piccolo format che sto portando, che ogni tanto metto qualche località dove vado, non sempre, ma ogni tanto mi piace anche mettere video di posti nuovi di cui vado a visitare. Quindi se vi è piaciuto lasciate un like. Non lo dico mai, ma lo dico, iscrivetevi anche sul mio social Instagram, piuttosto vi lascio il link in descrizione, o comunque vi metto proprio il link anche qua sopra nel video, così potete andarmi a cercare, mi chiedete l'amicizia anche su quello e io ve l'accetto. Potreste mandarmi un messaggio, dirmi ti seguo su YouTube, poi io so che arrivi da lì, e ti accetto anche su Instagram. Ok ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi al canale YouTube per essere aggiornati sempre sui miei nuovi video.
E boh, io non ho una data precisa, quindi se vi iscrivete, boh, buon per voi che potete vedere i miei video qualsiasi giorno della settimana. Ok? Con questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli! Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, condividi e lascia un bel like.